Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 30 luglio. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata, ve li dico subito. Alta tensione alle Camere, questo è il titolo del Corriere della Sera che sintetizza quello che è successo ieri alle Camere. Alta tensione in realtà su alcune cose, cioè sulle nomine, perché alcune delle commissioni parlamentari che dovevano essere rinnovate, c'era un nuovo accordo tra la sinistra e il Movimento 5 Stelle, addirittura Grasso, l'ex presidente della Camera, del Senato, doveva beccarsi una commissione, e in due casi in realtà questo accordo è saltato e sono stati mantenuti presidenti della commissione i leghisti al posto del nuovo accordo sinistra Movimento 5 Stelle. Insomma, sulle nomine non sono proprio esattamente sulla stessa linea. Tutti invece d'accordo, 170 voti a favore, per lo scostamento di bilancio. E cos'è lo scostamento di bilancio? È il fatto che questo governo potrà spendere 25 miliardi di euro in più rispetto al deficit che già era stato aumentato di 55 miliardi. Tutti contenti, perché anche l'opposizione si astiene su questo scostamento di bilancio, perché quando si tratta di spendere i vostri soldi, i nostri soldi, la politica è sempre d'accordo. Poi vi diranno che li spenderanno per il nostro bene, ma sono sempre soldi nostri o dei nostri figli che spenderanno per il nostro bene. Questo è il criterio. Poi che oggi questo serva è fuori di dubbio, ma è fantastico. Voglio dire, la differenza quando si tratta di parlare di commissioni e dei loro incarichi non si mettono d'accordo, quando si tratta di spendere i nostri soldi per farsi belli i nostri occhi, come se i soldi crescessero qua su questi alberi, vanno tutti quanti d'accordo. La Meloni poi ieri fa un discorso, forse l'unico veramente di peso per questo governo sullo stato di emergenza, e viene ridicolizzata con una risata da Conte. Ebbene, forse oggi soltanto La Stampa lo coglie, La Verità lo coglie, il fatto che quando il Presidente del Consiglio ride alle discussioni della Meloni e la Meloni invece dice c'hai poco da ridere nel suo discorso, se fosse avvenuto a parti invertite, ovviamente non con un uomo della sinistra ma con un uomo della destra a Palazzo Chigi, avrebbero chissà quanto irriso per la sua scarsa considerazione nei confronti dell'unico leader femminile che c'è oggi nel Parlamento, che peraltro ha fatto il discorso più interessante, più forte, più cazzuto, direi io, se si può usare questo termine non omofobico, ieri in Parlamento contro l'idea dello stato di emergenza. L'unico giornale che guarda le cose in maniera un po' diversa è Il Messaggero, perché oggi dice che la maggioranza di Conte appare in buona salute, passa lo scostamento di bilancio, infatti con 9 voti in più di quelli necessari, cioè i 161 per la maggioranza di tutti. Una piccola notazione sul Corriere della Sera, che invece rispetto al Messaggero è più critico rispetto alla tenuta del governo, è questa roba del Corriere della Sera. Oggi ci sono due notizie in prima pagina sul Corriere della Sera, unico giornale che ce l'ha. Da una parte La Fornero, ve la ricordate La Fornero? La Fornero si mette a fare la giurata per un quiz in televisione. Voglio cambiare vita, una bella e pensoso ragionamento con l'abate. In fondo, nel taglio basso del medesimo giornale, sempre nella prima pagina del giornale, c'è invece il futuro, cioè il futuro, il presente di Battista, leader del Movimento 5 Stelle, che peraltro non si è neanche candidato, non fa la sua vita privata. A parte i suoi modesti reportage, come vengono definiti dal Roncone, lo prendono in giro perché si mette a servire ai tavoli in un ristorante non so dove. Allora io mi chiedo anche a voi, pensate che io sia un grillino di Battistiano? Guardate, Di Battista è uno che sta contro i liberali, contro i liberisti, cioè siamo due persone completamente opposte, però in realtà non possiamo neanche esagerare qui, cioè voi mi dovete spiegare per quale motivo, se la Fornero va in televisione, dobbiamo pensare a una nuova vita della Fornero, quella della legge Fornero che va in televisione, eccetera, e invece se quell'altro si mette a fare il barista in un coso e non rompe i coglioni a nessuno e si mette la bandana, gli dobbiamo fare un mazzo così. Ragazzi, c'è qualcosa che non funziona nella nostra gerarchia degli sfottò. Se dobbiamo sfottere Di Battista perché fa una roba che vi può piacere o non piacere, i suoi reportage sono più o meno modesti, chissà quante modesti reportage ho letto purtroppo su giornali ben più qualificati. Posto io dei reportage pauperisti di Battista non condivido assolutamente nulla, mi sembra veramente incredibile questa specie di sfottò di uno e invece ficaggine dell'altra. Sul caso Fontana oggi la palla, guardate, notatelo bene, la palla sia Repubblica sia Il Fatto, persino Ferrara toc toc
quello di Rubi, vi ricordate Ferrara? Cioè quello che oggi riesce a scrivere che la bugia su Rubi aveva un suo senso, non lo capite nella sua scrittura, però lui vi dice questo, che dire la bugia di Rubi aveva un senso, ma dire la bugia sui camici, cioè sulle date dei camici, non ne ha. Vabbè, insomma, a parte Ferrara, nella sua lirica incomprensibilità, oggi i giornali da Repubblica al Fatto, compreso Travaglio, hanno un po' derubricato la vicenda. È uno scandalo incredibile, il Messaggero si dice si deve dimettere, insomma tutti continuano l'attacco alla Lombardia. Aiello riesce a dire sul Messaggero il flop della sanità lombarda, cioè che un romano come il sottoscritto e come immagino Aiello riesca a dire il flop della sanità lombarda, beh insomma adesso possiamo anche dire che quello lì c'ha le corna, cioè fisicamente gli possiamo vedere le corna, ma comunque continuiamo su questa strada perché quello è l'obiettivo, cioè che l'unica regione del centrodestra guidata dalla Lega, quando tu Salvini non lo puoi attaccare, lo devi attaccare con i processi che oggi ci sono con Open Arms, la destra come la puoi attaccare il berlusconismo? Lo attaccavi a Milano, in Lombardia, attraverso le operazioni giudiziarie, attraverso la sua incapacità politica nella gestione della città o della regione. Cioè, è chiaro che l'attacco alla Lombardia, lo dico a quelli che non hanno ben capito, è solo e puramente politico. Io non credo alla giustizia leggeria, credo che c'è la giustizia che fa sempre il suo corso contro tutti, lo farà anche contro Rossi in Toscana, lo sta facendo contro Zingaretti, ma il punto non è la giustizia, in questo sbagliano questi qua, il punto è che i giornali quando è che si accorgono degli avvisi di garanzia, quando essere avvisati non sono gli amichetti loro, ma è Fontana, e non lo mollano più. Prima non lo mollano sugli appalti, poi non lo mollano sul conto in Svizzera e adesso sulle bugie, che non hanno nulla di rilevante politicamente e giudiziariamente, ma molto politicamente. Poi la cosa finirà come la zona rossa per cui i magistrati hanno detto che non era colpa di Fontana e si è beccato gli insulti, ma non è questo il punto. Il punto è sputtanare Fontana per ottenere un risultato politico. Tutte le bugie di Fontana, è il titolo di Repubblica. Ferrari, vabbè, ve l'ho già detto quello che riesce a dire, il più duro è il Messaggero che da tempo attacca la gestione lombarda, diciamo che lo fa ben prima delle questioni giudiziarie, e su questo, se volete divertirvi, non c'è nessuna novità, cioè ci sono le contraddizioni che Fontana avrebbe detto tra quello che dice, quello che fa, eccetera, però la sostanza di tutta la vicenda è che nessuno di questi giornali smentisce, sapete qual è? Che Fontana ha preso una linea da questa cosa? No! La regione ha guadagnato dei camici? Sì! Gratis! L'ha fatto perché quello ha fatto una figura di merda, per quello che volete voi, ma Fontana ha guadagnato una lira? No! E la regione ha guadagnato, e i contribuenti lombardi hanno guadagnato 50.000 camici? Sì, punto. Tutto il resto sono minchiate, così come per me sono minchiate tutti i criteri di sospetti su chiunque. Ma comunque, continuiamo così. Fontana ce lo teniamo per un bel po' perché il bocconcino veramente comodo è quello della Lombardia. Poi l'altro tema fondamentale che i giornali oggi dimenticano sono le questioni dell'immigrazione, che continua imperterrita in questo paese ad affliggere le coste del sud. Oggi Libero dice che i sindaci e i presidenti delle regioni del sud non ce la fanno più, soprattutto della Sicilia, e Borgonova oggi dice l'unica volta che la Murgia ha ragione è semplicemente quando ha detto che la manifestazione di ieri sulla Libia e sugli accordi con la Libia c'erano 250 persone, mentre nel passato c'erano 2500, c'erano migliaia di persone che partecipavano a queste cose, oggi non ci partecipa nessuno. E lì forse Mieli sul Corriere della Sera con la Murgia dicono, messi insieme sono fantastici, riescono a dire una cosa molto, molto banale che si era capita anche ieri, ma se ne accorgono oggi. Sapete qual è la cosa molto banale? È che quando l'immigrazione c'era come ministro Salvini, la gente in realtà non ce l'aveva contro, non ce l'aveva contro le chiusure degli sbarchi, ce l'aveva contro Salvini. Oggi la gente vuole che non sbarchino più e quindi in realtà rimangono i pasdaran, la Murgia, ma il resto della popolazione dietro il brancalonismo dietro non ce l'hanno. Oggi c'è una intervista fantastica del Messaggero alla Dadone, cioè non ne abbiamo mai azzeccata una di ministro della funzione pubblica o della pubblica amministrazione. Prima c'era la Buongiorno, uno forse dei ministri più imbarazzanti degli ultimi anni, quella che sempre alla ricerca di un omicidio colposo per poter andare a avere i suoi 5 minuti di notorietà. La Dodone, voglio dire, non è così nota come la Buongiorno, ma è altrettanto imbarazzante nelle sue dichiarazioni. Oggi dice i talenti del sud nella pubblica amministrazione, pronto un piano per assumere ingegneri e informatici. Allora io mi chiedo e chiedo alla Dodone, ma come fa questo paese ad attrarre ingegneri e informatici in una pubblica amministrazione che non si riesce a cambiare nulla, in cui il capo dell'informatica della pubblica amministrazione si chiama Sogei, in cui il massimo che loro possono ambire come stipendio ha un tetto posto da Renzi ed è accettato
attaccato dai grillini della Radone e da tutti voi che mi ascoltate in maniera moralistica, quindi il grande informatico preferisce andare a lavorare nella pubblica amministrazione italiana a 20 anni sapendo che la sua carriera sarà bloccata, ci saranno le raccomandazioni, ci sono i concorsi e non puoi fare nulla e rischi pure l'abuso d'ufficio e comunque se ti va bene c'è un tetto agli stipendi, o andare in un'azienda privata dove se sei un genio ti pagano un botto di soldi. Ditemi voi, secondo voi qual è la prospettiva più semplice per un giovane italiano? Beh, nel frattempo la pubblica amministrazione è quella degli appalti di quel genio. Genio! Perché questo è il punto, che poi la pubblica amministrazione è fatta anche da questi geni. Uno di questi è, scusatemi qua devo mettere un po' più al riparo il mio coso, uno di questi geni è Arcuri, uno che ha vissuto praticamente sempre nella pubblica amministrazione e l'ultimo bando è quello dei banchi e lui diceva tutto a posto, se non che oggi lo nota ovviamente il grandissimo Luciano Capone del Foglio e il Sole 24 Ore, che si rendono conto insieme, il giornale tecnico e il giornale diciamo politico, che questo bando, sa che cosa ha fatto? L'ha rimandato di 5 giorni! Lui vuole fare un bando per 3 milioni di banchi, che è imbarazzante, scritto coi piedi, perché pensate un po' voi, il lotto minimo era di 200.000 e dovevi dimostrare di averne fatte 400.000 nei 3 anni precedenti. Non c'è nessuna azienda in Italia che ne riesca a fare 200.000 in un anno, si sarebbero tutte dovute mettere insieme, il rischio delle penali, insomma un bando fatto da un incapace. Beh, questo bando fatto da un incapace è rimandato di 5 giorni, sia Capone sia il Sole 24 Ore dicono al commissario Arcuri, a der commissari, cioè Falco, no? Quello là che parla dei liberisti da cocktail, che ieri ha fatto una lezione di economia che neanche i bambini della prima elementare riescono a fare, cioè che se la domanda non incontra l'offerta non c'è possibilità di sicurezza. Il problema, come scrive Capone, che se i due non si incontrano non ci sono neanche i banchi e la sicurezza. Ciao core, ma questo è difficile, bisognerebbe fare un disegnino ad Arcuri prima che parli con qualche potente e faccia star zitta questa zuppa. Ma su questa zuppa Arcuri, toc toc, non può parlare con nessuno, chiaro? Benissimo, e quindi noi diciamo come Capone, come Sole 24 Ore, che un commissario come questo potevamo solo aspettarcelo da Conte. Devo dire che la mia delusione è anche enorme nei confronti del capo dell'Agenzia delle Entrate, uomo che dovrebbe conoscere le entrate, Ruffini. Questa cash flow tax, cioè l'idea che nelle partite IVA si paga l'IRPEF ogni mese, ogni 3 mesi, è un delirio che veramente neanche Arcuri si sarebbe messo in testa, perché vuol dire che l'IRPEF noi la pagavamo a giugno con un sistema di acconti e saldi, che ha ragione Ruffini, è una cagata, ma se tu mi obblighi ogni mese a capire quanto ho guadagnato e quanto, quindi fare ogni mese dichiarazione dei redditi, acquisti meno costi, beh voi capite, scusatemi, ricavi meno costi, voi capite che io starò tutto il mese e avrò 12 possibilità di sbagliare e avrò tutti i mesi da fare la dichiarazione dei redditi. Ringrazio che non avrò gli acconti o i salti, ringrazio che non dovrò pagare i soldi per l'anno prossimo, ma che li pagherò mese per mese su quello che guadagno. Ma è talmente assurdo questo sistema che secondo me soltanto uno che non ha idea di che cosa sia una partita IVA se l'ha inventato. Altrettanto assurdo, ma io lo adorerei, cioè gli farei 10 applausi a Ruffini se ci riuscisse, è l'idea di togliere gli ammortamenti per gli investimenti, perché questo vorrebbe dire che se io mi compro un computer e spendo 1.500 euro per un computer me lo tolgo tutto in quell'anno e non me l'ammortizzo in 3 o 5 anni. Voi ci credete che questo potrà avvenire? Io no, ma comunque sulla proposta di Ruffini dell'ammortamento abolito per certi investimenti, chapeau, voglio vedere se mai lo faranno. Ci mettiamo una mano sul fuoco come i banchi, che né l'ammortamento né i banchi avranno luce come pensa lui. L'unica cosa avvenuta importante ieri è che i 4 dell'Ave Maria sono stati sentiti dalla antitrust americana, ovviamente soltanto mi sembra Repubblica se ne accorge, e il Wall Street Journal a quest'ora non l'ho ancora letto perché non ce l'ho sulla mia rassegna, sulla mia, diciamo sul mio iPad appunto. E che cosa succede? Che 4 stanno là e dicono e rivendicano il modello americano. In realtà la cosa incredibile è che l'unico che si oppone ad Apple, Facebook, Google e Amazon, che sono i veri 4 vincitori del lockdown, se voi ci pensate, grazie al lockdown più musica a casa, più delivery a casa, più Google per vedere, più Netflix, cioè in realtà chi ha vinto sul lockdown? Noi della vecchia economia, della vecchia libertà o questi qua? Hanno vinto questi qua, vengono sentiti dall'antitrust, dicono che loro sono figli del modello americano, e l'unico che riesce ad alzare il ditino e dire guardate ragazzi forse state un po' esagerando e se continuate a far voi le regole siamo noi che faremo i decreti, vi faremo un mazzo così, si chiama Trump, che ovviamente è considerato da tutti i ben pensanti un cazzone. L'unica cosa che ha probabilmente invece accolto è questa. Ultimo capitolo sui negazionisti, stupenda intervista oggi ad Ainis, che era insieme a me in quel convegno al Senato organizzato da Siri e da Sgarbi, e dice gli unici negazionisti sono quelli dei nostri diritti costituzionali. Toc toc! Avete capito? Perché oggi ci sono due cose straordinarie. Beh, quella della stampa
Beh no, poi stupendo anche Giordano, scusami, tifano per l'orso libero, però, cioè gli stessi che tifano per l'orso libero sono quelli che tifano contro la nostra libertà, ed è grandiosa l'idea che ha avuto Mario Giordano con la sua spesso intelligenza giornalistica che ogni tanto ci sfugge, nel senso che non lo leggiamo con la giusta attenzione, perché questa cosa dell'orso e dell'orso e del lockdown è perfetta, cioè il lockdown non va bene per l'orso che è piuttosto pericoloso, ma va bene per noi perché siamo forse ancora più pericolosi, mi viene da dire. La Stampa, il pezzo della Stampa veramente singolare, che gli amici di Orban gridino allo scandalo per lo stato di emergenza, cioè che la Stampa oggi si sia ridotta a dire che lo stato di emergenza, la Stampa, delle libertà, se volete, di quel partito d'azione che a me non piace, che gode dello stato di emergenza e critica quelli che sono contrari allo stato di emergenza come il sottoscritto perché sono amici di Orban, dà il senso della pochezza a cui sono arrivati proprio nei loro elementi. Però mai come questa si chiama Ambrosi, beh, questa Ambrosi è favolosa, perché questa che cosa ha detto? Che io non dovrei, si poneva una questione dicendo: dov'è l'ordine dei giornalisti, supporro? Cioè questo genio, che sarà una per bene, carina, una che fa i carezzi, una che si occupa dell'ambiente, una che prende le margheritine, sapete queste cagacassi qua, sarà sicuramente una di queste qua, ma che ha la violenza di dire che l'ordine dei giornalisti dovrebbe spellermi dall'ordine dei giornalisti. Toc toc! Guardi, io sarei ben felice di non far parte dell'ordine dei giornalisti, purtroppo è l'unico modo per poter scrivere. E poi segnalo che la zuppa di porro, anche senza ordine dei giornalisti, grazie a Dio e al cielo potrà andare, che a differenza di Ambrosi, che sarà brava, yoga, carina, buona, le libertà anche di parola sulle cose che non le piacciono sono garantite dalla nostra Costituzione, che c'entrano poco con l'ordine dei giornalisti. Cara Ambrosi! Ma è stupenda! Poi non ha capito Popper e ce lo spiega, non ha capito, l'ha messo... È come se Popper dicesse che la falsificazione della scienza deriva dai numeri 90 contro 10, cioè una completamente, voglio dire, e queste sono quelle a cui si affidano, diciamo, i libertari di questo mondo, veramente incredibile. Il pezzo più bello della giornata, parliamo di cose serie, non di questa che diciamo si qualifica per quello che ha scritto, è il pezzo di Mattia Feltri. Io vorrei concludere con lui. In genere io i pezzi di come si dice, i pezzi dei miei giornalisti, dei giornalisti non li leggo, però quando cita oggi sul Feltrino Canetti, masse aizzate, ai tempi di Canetti le masse battevano il selciato, ora le tastiere, il sangue non scorre ma la tecnica non muta, dice: con determinazione, senza confronto, scrive Canetti, la massa individua la vittima, persegue lo scopo, è impossibile distoglierla, la vittima potrà dire e fare quello che vuole, ma gli servirà a niente, ognuno gli sarà addosso, tutti vogliono colpire, citati, del partecipare all'atto della somma giustizia e dell'assenza di pericolo, perché la superiorità della massa è schiacciante. Senza pericolo questi attaccano gli individui, dice Mattia Feltri, vi consiglio di leggerlo, è il Feltrino più bello e anche il pezzo più bello di oggi. Un grande abbraccio, ci vediamo domani con la zuppa.